Ok. Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar di presentazione legato alla metodica MyWise. L'ora è insolita, ma sicuramente abbiamo la possibilità di sfruttare questo fine giornata per poterci dedicare con un pochino più di rilassatezza a nuovi argomenti. La relazione di stasera sarà tenuta dai dottori Riccardo Rosati e Piero Simeone, che ringrazio per la loro disponibilità, e parlerà di apparecchi per elettromiografia. Più specificatamente ci parlerà della tecnologia MyWise che abbiamo cominciato a proporre da qualche mese. Sia il dottor Rosati che il dottor Simeone sono, oltre a essere cultori della materia, sono persone che hanno partecipato allo sviluppo della tecnologia, soprattutto il dottor Rosati dagli anni dell'università. Sono sicuramente professionisti di vaglia che ci potranno ben spiegare diciamo, le indicazioni di questo strumento. Ecco, io non ruberei altre parole, ringrazio voi partecipanti per questa disponibilità a quest'ora un po' insolita e a voi relatori che stasera vi abbiamo ben sfruttato perché loro hanno già fatto una relazione, una presentazione di formazione anche a noi interni Biomax, quindi sono ben rodati e pronti a dare il meglio di loro stessi. Bene, a voi, grazie. Sì, grazie Roberto. Io volevo soltanto fare una piccola introduzione a questo spaccato che è diciamo, questa prima sera che relazionerà prevalentemente il dottor Rosati, che sarà colui che esporrà diciamo, meglio tutta la parte di sviluppo, tecnica e le indicazioni all'utilizzo dell'elettromiografia e poi io ovviamente farò da raccordo eventualmente la parte finale, poi mentre invece il 27, se non erro, c'è la seconda parte. Su cui ci sono degli aspetti un po' più clinici, tra virgolette, e indicazioni sia nell'ambito della diagnosi che della clinica, con diciamo, molti più casi anche nell'ambito dei pazienti disfunzionali e così via. Quindi, diciamo, io a questo punto lascio la parola a Riccardo con la sua presentazione e poi eventualmente verso la fine, insomma, ci riaccordiamo ulteriormente. Grazie. Prego, Riccardo. Grazie, buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto tutto il team Biomax per aver creduto in questa nostra storia, in questa tecnologia, in questa materia e soprattutto ringrazio tutti voi che a fine di una giornata di lavoro dedicate del tempo e dell'attenzione a questo argomento che non è tra i più semplici in ambito odontoiatrico. Io sono un odontoiatra, sono laureato all'Università di Milano, poi ho conseguito un dottorato di ricerca durante il quale presso il Dipartimento di Morfologia ho contribuito a sviluppare dei processi di analisi dei muscoli masticatori e di misurazione della loro performance per capire come questo parametro può aiutarci nella quotidianità clinica. Lo scopo della relazione di oggi è quello di illustrarvi i concetti base, ovviamente il tempo è relativo, per cui riusciremo a fare una piccola carrellata sul concetto di base, su quali possono essere le aspettative che possiamo porre in un esame di funzionale dei muscoli masticatori e quello che invece forse non è opportuno chiedere a una strumentazione di questo tipo. Come detto, fate le domande eventualmente via chat e cercheremo di rispondere in tempo reale il più possibile. Eccoci, adesso si caricano le slide, cerco di capire un attimo i tempi, perdonatemi. Allora, nella nostra attività clinica quotidiana i due parametri che dobbiamo gestire maggiormente sono i batteri e le forze, che sono coloro che possono inficiare il nostro trattamento. Le forze sappiamo che possono dare dei problemi clinicamente in modo cronico, cioè nel lungo periodo, perché i problemi acuti di forze sono i traumatismi sostanzialmente, che possono anche portare alla rottura di denti, ma stimoli cronici anomali da un punto di vista proprio di gestione delle forze possono causare danni ai tessuti
ai tessuti 2 e ai tessuti ossei e ai tessuti dentali. Noi in realtà non conosciamo bene le conseguenze di alterazioni muscolari sulle strutture dure, strutture anatomiche presenti nel cavo orale. Ci sono diversi studi biomeccanici che ci vanno a ipotizzare determinate dinamiche, però sono aspetti che possono essere indagati da un punto di vista teorico con modelli biomeccanici, ma una misurazione specifica delle conseguenze di uno squilibrio muscolare sulle strutture dure è obiettivamente difficile da ottenere per una serie di aspetti tecnici non di secondo piano. Per questo è anche importante mettere subito sul tavolo un concetto di base, cioè noi non abbiamo delle informazioni scientificamente solide sulle conseguenze delle alterazioni funzionali sulle strutture dentali. Non sto parlando di aspetti di sintomatologia come disordini temporomandibolari o situazioni algiche, ma sto parlando proprio di aspetti biomeccanici, cioè le protesi, i trattamenti, la stabilità dei trattamenti ortodontici, la stabilità dei tessuti ossei di supporto dei denti e anche la stabilità dei denti naturali e artificiali. Dati precisi su questi aspetti non li abbiamo, indicazioni, linee guida non ci sono, però è sentimento, diciamo, della gran parte degli odontoiatri che gestire l'aspetto funzionale abbia delle conseguenze sulla stabilità, sulla comodità, sulla stabilità, sulla salute a lungo termine della bocca. Per questi motivi le indagini strumentali da molti anni sono in continuo sviluppo e possiamo discriminare due grandi categorie di analisi strumentale, di analisi della funzione masticatoria. Le analisi strumentali del movimento e le analisi strumentali delle forze. L'analisi del movimento hanno come obiettivo principale appunto registrare il movimento della mandibola per quantificare anche la funzione articolare e quindi anche poi modellare o programmare le superfici occlusali. Le misurazioni delle forze hanno lo scopo di capire quanta forza viene esercitata fra le arcate dentarie e la forza muscolare che le sviluppa, diciamo, l'accordinamento muscolare che le sviluppa. A grandi linee queste sono le principali categorie di analisi funzionale. E negli anni però abbiamo evoluto la visione dell'analisi funzionale, o meglio della pianificazione funzionale in casi di riabilitazione, perché intorno agli anni 50-60 e forse anche 70 la morfologia era l'obiettivo principale, cioè ci ponevamo lo scopo come categoria odontoiatrica di programmare una morfologia adeguata perché ci aspettavamo che questa garantisse una funzione altrettanto adeguata. Questo non ha sempre dato ottimi risultati perché, come vedremo più avanti, a volte anche delle morfologie che noi consideriamo oggi anomale possono funzionare perfettamente ed essere in perfetto equilibrio, come dall'altro canto possiamo avere delle morfologie considerate ideali che in realtà non consentono una funzione adeguata e magari anche sono origine anche di sintomatologia. Quindi da una morfologia come obiettivo principale oggi ci stiamo spostando su un altro binario in cui un aspetto di propriocezione ha un ruolo più importante e soprattutto in questa visione vi invito a fare un piccolo esercizio mentale che generalmente è abbastanza efficace, cioè vi chiedo di immaginare cosa potrebbe succedere su un vostro dente se noi applicassimo una stessa forza, ipotizziamo di un chilo, su un'area specifica, ipotizziamo un millimetro quadrato, con una certa velocità. Ecco, in base a dove applichiamo questa forza, la sensazione, la propriocezione che generiamo è decisamente diversa,
per esempio un chilo applicato su un molare in senso verticale genera una sensazione diversa dallo stesso chilo applicato su un versante inclinato. Per non parlare, se applichiamo la stessa forza su una superficie vestibolare di un incisivo inferiore. Ecco, lo stesso stimolo occlusale, in questo caso, la stessa forza, può generare una percezione, una propriocezione dentoparodontale diversa. E questo però è ovviamente una banalizzazione, una semplificazione, perché le condizioni morfologiche sono complessissime, per cui noi possiamo avere dei supporti parodontali, delle posizioni dentali. Non so se vedete il ecco il mio puntatore, scusate, non si vedeva. Possiamo avere delle condizioni morfologiche molto, molto diverse, che di fatto ci impediscono di capire cosa significa una determinata condizione occlusale per quel paziente lì. Mi piace sempre fare l'esempio di questa situazione a destra, per cui lo stesso stimolo occlusale in un contesto con un supporto parodontale corretto, adeguato, in salute, è indubbiamente percepita diversamente dallo stesso identico stimolo occlusale in un contesto parodontale ridotto. Questo è un esempio. Ecco, l'elettromiografia di superficie oggi può aiutarci a capire questa sensazione, a entrare nella valutazione di questi aspetti per capire se l'occlusione che il nostro paziente ha consente una percezione comoda e una gestione muscolare adeguatamente performante, perché vedremo come i muscoli possono essere una cartina a tornasole per capire se la nostra condizione occlusale è origine di un'alterazione funzionale, di un'alterazione, di un adattamento, e quindi capire eventualmente che tipo di interventi possiamo fare sulla nostra protesi, sulla nostra riabilitazione, sul nostro trattamento ortodontico per fare in modo che quella condizione occlusale sia comoda e consenta una performance muscolare adeguata e bilanciata. Ad oggi l'elettromiografia è uno strumento che ci aiuta a capire la salute funzionale del sistema, ma in che termini, in che declinazione? Con l'elettromiografia di superficie possiamo comprendere se il paziente sta esercitando la propria performance massimale, e questo è un aspetto che è rappresentante una qualità di morfologia, o meglio, una morfologia adeguata dovrebbe consentire una performance muscolare massimale, o meglio, questo è stato dimostrato, è stato registrato in diversi studi scientifici in cui si è capito come i soggetti sani, i soggetti più che altro asintomatici, più che sani, un termine più corretto, sono in grado di esercitare una performance muscolare ideale, cioè il contatto occlusale non è causa di alterazioni dei muscoli, e vedremo come l'abbiamo indagato. Come tutti gli esami strumentali, però, è fondamentale che siano realizzati con qualità. Qualsiasi strumentazione, qualsiasi indagine strumentale di per sé può causare degli artefatti o dare dei problemi di interpretazione. La radiografia stessa deve essere fatta bene per essere leggibile, per essere diagnosticabile in modo corretto. Anche l'elettromiografia è la stessa cosa. L'elettromiografia è una tecnologia che consente, tramite degli elettrodi di superficie, di registrare l'attività elettrica che si sviluppa nei muscoli e viene diffusa negli ambienti circostanti fino ad arrivare alla superficie cutanea. Noi, registrando sulla superficie cutanea una quantità di attività elettrica, possiamo capire quanto è reclutato quel muscolo in relazione agli altri, sostanzialmente. Però farlo in modo affidabile, farlo in modo solido, non è così scontato. Ci sono voluti diversi anni di ricerca. Presso il Dipartimento di Morfologia dell'Università di Milano, nel 1989, è stato fondato un laboratorio di ricerca che si poneva l'obiettivo di sviluppare test non invasivi dei soggetti
sani per poter appunto individuare dei parametri di normalità sia in ambito morfologico che in ambito funzionale. E appunto all'interno di questo dipartimento sono state elaborate, sono state migliorati dei concetti di normalizzazione del segnale tomografico che erano già nati negli anni precedenti, ma sono stati affinati, migliorati e compresi meglio per poter avere una valutazione affidabile della funzione masticatoria, della funzione muscolare legata all'occlusione. Poi entreremo più nel dettaglio. Questo metodo di valutazione del segnale elettromiografico, di quantificazione del segnale elettromiografico, ad oggi è pubblicato su tutte le riviste scientifiche internazionali, è utilizzato per la ricerca scientifica a tutti i livelli in ambito odontoiatrico ed è passato al vaglio sostanzialmente da tutti i revisori, per cui la misurazione della funzione masticatoria di cui oggi parliamo ha un riscontro metodologico indiscutibile a livello internazionale. Diverse università hanno replicato gli studi che abbiamo fatto e ne hanno aggiunti ovviamente dettagli e li hanno migliorati. Come funziona, per essere abbastanza concreti e rapidi? Possiamo pensare in questo modo di registrare l'attività che i muscoli possono fare senza il contatto dentale. Per cui noi eseguiamo un primo test con dei rulli di cotone in cui i denti sostanzialmente non si toccano. I denti non hanno una propriocezione raffinata, una propriocezione fine, per cui tutti i piani occlusali, i versanti occlusali, le cuspidi o comunque l'informazione che viene trasferita tra l'arcata superiore e l'arcata inferiore, di fatto viene drasticamente ridotta. Per cui noi possiamo registrare un'attività elettrica che i muscoli sono in grado di esercitare senza l'informazione parodontale o con una minima parte di informazione parodontale. Da un punto di vista tecnico voi vedrete quattro segnali elettrici. Quelli superiori si riferiscono ai muscoli temporali, quelli inferiori si riferiscono ai muscoli masseteri e, come per la panoramica, l'indagine radiografica, abbiamo i lati invertiti, perché questo è il lato destro e questo è il lato sinistro. Quindi questo sarà il temporale sinistro, temporale destro, massetere sinistro. Registriamo questa attività elettrica per certificare il fatto che fino a qua i muscoli sono in grado di arrivare. Per cui sappiamo che senza l'occlusione, con un'occlusione diciamo inibita, i muscoli arrivano fino a questo livello. Immediatamente dopo, senza cambiare setting al paziente, quindi senza spostare elettrodi, senza cambiare le sue condizioni, semplicemente rimuoviamo i rulli di cotone e andiamo a fare un secondo test con i denti in contatto, cioè con la propriocezione dentale precisa, raffinata. E semplicemente gli algoritmi vanno a confrontare le due situazioni, le due realtà, per capire se ci sono delle differenze, perché nei soggetti asintomatici di tutti gli studi che abbiamo eseguito, le due condizioni non erano significativamente diverse, non sono risultate in modo significativamente diverso, cioè l'aggiunta dell'informazione parodontale, dento parodontale, dell'informazione propriocettiva dentale, se vogliamo essere un po' più precisi, non dovrebbe generare un'alterazione muscolare. E se la genera, dobbiamo cercare di capire il perché. Perché in base a che tipo di risposta abbiamo, possiamo individuare dei processi di miglioramento della nostra funzione. Sovrapponendo, confrontando queste due condizioni, il software ci restituisce una graficazione semplificata, una graficazione che ci consente di quantificare l'effetto e di isolare l'effetto della propriocezione dentale nella coordinazione muscolare. Vedrete un grafico a torta in cui sono rappresentati i quattro muscoli indagati, quindi il temporale destro, il temporale sinistro, il massetere sinistro, il massetere destro, e l'ampiezza di queste fette indica
il rapporto di forze che c'è fra questi, il rapporto di reclutamento che c'è tra questi muscoli, secondario all'informazione dentale, cioè l'effetto che voi vedete è dovuto all'informazione dentale. Sul lato destro possiamo intravedere lo stesso dato, ma espresso come barre di performance, e come possiamo leggere questo risultato. Questo numero che indica 72% del temporale destro significa sostanzialmente che questo soggetto, quando abbiamo aggiunto l'informazione parodontale, è stato in grado di esprimere il 72% dell'attività elettrica che aveva dimostrato di poter sviluppare con i rulli di cotone. Quindi sostanzialmente l'informazione parodontale in questo soggetto ha inibito il muscolo temporale destro del 28%. L'effetto della propriocezione dentale è stato quello di inibire il muscolo del 28%, più o meno lo stesso valore sul temporale sinistro, perché se i due test fossero stati perfettamente identici, questo valore sarebbe risultato 100%, cioè la performance eseguita con i denti a contatto dovrebbe essere più o meno il 100% di quella eseguita sui rulli. Non è proprio questo la cifra, perché ovviamente c'è un range, c'è una variabilità biologica. In questo specifico caso però vediamo che il paziente ha inibito in modo significativo i muscoli masseteri, cioè sia il massetere sinistro che il massetere destro sono stati in grado di esercitare più o meno il 40% della performance che avevano eseguito con i rulli di cotone. E questo è qualcosa di diverso da quello che avviene nei soggetti con una dentatura in equilibrio, in soggetti asintomatici. Poi ovviamente, come tutti i dati, vanno integrati in una condizione clinica, perché certi valori possono essere influenzati ovviamente da delle strutture anatomiche particolari. Facciamo l'ipotesi di soggetti con dimensione verticale particolarmente ridotta, più frequente appunto che i muscoli masseteri riducano la loro performance quando portiamo i denti a contatto. Comunque, in questo specifico caso rileviamo che il paziente con i denti a contatto non è in grado di andare oltre il 60% più o meno della performance che ha sviluppato sui rulli di cotone. E questa condizione si differisce, diciamo, da quella che ci aspettiamo, da quella che hanno rappresentato i soggetti di controllo, i soggetti sani, in tutti i vari studi che abbiamo fatto, in cui sostanzialmente il quadro che viene restituito è più o meno come questo, in cui vedete quattro muscoli che sono influenzati dal contatto dentale più o meno nello stesso modo, cioè sono quattro fette similari, e la performance che i muscoli hanno esercitato anch'essa è più o meno intorno al 100%, 90%, 100%, 110%, cioè lievemente minore o lievemente maggiore di quella che hanno esercitato con i rulli di cotone. Questo ovviamente è legato al fatto che la bocca viene un attimino aperta con i rulli di cotone a dimensione verticale un po' maggiore, ovviamente, per cui qualche piccola differenza può esserci. Poi c'è ovviamente una piccola variabilità, in quanto parliamo di un gesto muscolare, di un gesto non di un'anatomia, ma di un gesto fisiologico che ha di per sé una sua variabilità nell'esecuzione. Per cui, però, nella media dei pazienti questi sono i risultati che noi otteniamo. Quindi una performance che è più o meno intorno al 100% ci indica che per quel paziente lì non c'è necessità di alterare la performance muscolare, o meglio, non c'è necessità di adattare la performance muscolare alla condizione occlusale che gli abbiamo fornito. È in grado di stringere, è in grado di caricare al massimo con la sua capacità di serramento, perché questo è un esempio di un test statico, di un test in massimo serramento. Cosa può indicarci un esame del genere? Ci può indicare sostanzialmente il fatto che le arcate dentali distribuiscono le forze generate dai muscoli in modo bilanciato, perché se così non fosse, probabilmente la propriocezione dentale o articolare andrebbe a richiedere un adattamento
per ridurre questo carico. Tornando in una slide posteriormente, tornando alla slide precedente, una possibile spiegazione di questo quadro è il fatto che questo setting muscolare in cui il paziente non usa i suoi masseteri al massimo della loro performance può essere indicativo del fatto che la morfologia che lui ha, per esempio la dimensione verticale posteriore, potrebbe essere una spiegazione, distribuisce le forze generate dai muscoli in modo eccessivo sulle articolazioni rispetto ai denti, e quindi il soggetto, per proteggersi da un sovraccarico articolare, riduce la sua performance muscolare, riduce il carico stesso che i muscoli vanno a generare. Questo è una plausibile spiegazione di questo quadro, che a volte qualche collega potrebbe anche leggere in modo favorevole, e lo è in realtà, il fatto che il sistema si adatti, il sistema si protegga dai sovraccarichi. Il problema che però abbiamo è che ad oggi non ci sono prove della stabilità di questa capacità di adattamento, o meglio, questo meccanismo propriocettivo di protezione che il soggetto svolge quando facciamo il test, in questo caso, non sappiamo in realtà se è in grado di svolgerlo anche, per esempio, nelle fasi del sonno o anche durante momenti di parafunzione, di serramento o di carico massimale. Quindi, generalmente, questo è un mio parere personale, ovviamente, che è lontano dalle evidenze scientifiche, ma il mio parere è quello che noi dovremmo comunque sempre cercare di perseguire un'occlusione inerte, un'occlusione che non sia lei l'origine di adattamenti o che non sia lei la causa di richieste di adattamento funzionale. Poi, se dobbiamo concentrarci sull'aspetto, sulle reali conseguenze di questo aspetto, ovviamente la forbice è molto, molto ampia, perché sappiamo esistono pazienti con grandi capacità compensatorie, pazienti con capacità compensatorie ridotte o comunque già sfruttate, se così si può dire, però non sappiamo anche il futuro dei pazienti, dei nostri pazienti, per cui nella mia attività clinica cerco più possibile di dimettere pazienti con riabilitazioni o con ricostruzioni che di per sé consentano la performance muscolare massimale. Ma perché? Perché considero la gestione muscolare generata, diciamo, dalla coordinazione neurologica come giudizio di qualità della morfologia periferica che abbiamo realizzato e che abbiamo gestito per il nostro paziente. Per arrivare ad avere un dato affidabile, però, ci vogliono dei concetti di normalizzazione che vanno applicati, e bisogna avere anche una formazione su quali sono i parametri per avere una registrazione di qualità, perché come per diagnosticare bene una radiografia bisogna conoscerne i principi, ma bisogna anche aver fatto una buona radiografia leggibile. Ecco, per l'elettromiografia è la stessa cosa, le nuove tecnologie ci vengono molto incontro su questo, perché in base alla storia, all'esperienza che è stata sviluppata in anni di ricerca, abbiamo potuto sviluppare dei protocolli che vadano a giudicare e a valutare l'acquisizione stessa, per cui siamo in grado oggi di avere degli strumenti che loro stessi ci indicano se la qualità della registrazione elettromiografica che abbiamo fatto è buona, oppure se dobbiamo ripeterla, perché ovviamente in certi casi va ripetuta qualora non dovesse essere sufficiente. Per cui abbiamo pensato a un processo guidato affinché il processo sia standardizzato, sia sempre quello in termini di posizionamento di elettrodi, di qualità del segnale, per arrivare a degli algoritmi che possono aiutarci a capire se il muscolo viene registrato in modo corretto e sta facendo un esercizio adeguato. Questi dati servono poi per fare la diagnosi differenziale e capire cosa sta succedendo.
Questi indici su cui basiamo questo tipo di calcoli sono da anni ormai giudicati come affidabili dalla ricerca scientifica internazionale. I processi di normalizzazione sviluppati nell'Università di Milano risultano tra i primi negli studi di qualità, negli studi di giudizio della metodologia, per cui l'informazione che abbiamo oggi è un'informazione affidabile, un'informazione su cui possiamo basare delle decisioni cliniche, ed è un passo avanti importante rispetto alle tecnologie di qualche decennio fa, che benché consentissero sempre la registrazione dei muscoli masticatori, ma l'interpretazione del dato è diventata oggi decisamente più semplice, più solida, più affidabile. Al punto che anche scuole scientifiche molto forti e molto autorevoli hanno utilizzato e continuano a utilizzare delle tecnologie con questi principi per dimostrare, per esempio in questo caso, in questo studio che ritengo molto importante, questa scuola ha dimostrato come morfologie simili, o meglio, morfologie che in uno studio scientifico finirebbero nella stessa categoria di pazienti, possono generare in realtà funzioni muscolari molto diverse. Questo sposta il focus dell'analisi funzionale non solo sull'aspetto morfologico, come è stato per molti anni, ma cercando di spostare sulla conseguenza funzionale di quella determinata morfologia. E questo oggi lo possiamo fare nei nostri studi tutti i giorni, perché con una etnografia di qualità normalizzata noi possiamo entrare nella valutazione di questi aspetti di cui vi parlavo prima. Per cui questo determinato contatto è un contatto che genera delle torsioni, che genera una sollecitazione, che richiede un'inibizione muscolare, o è un contatto che consente al paziente di esercitare la propria performance massimale. E questo è il dato che abbiamo sostanzialmente. In realtà abbiamo degli indici, abbiamo dei valori che ci possono descrivere determinate comportamenti biomeccanici. Per esempio, uno dei principali indici è l'indice di attivazione, che ci racconta qual è il rapporto tra i muscoli temporali e i muscoli masseteri. In caso, per esempio, di inibizione o comunque di riduzione del lavoro dei muscoli masseteri nei confronti dei temporali, avremo un indice di attivazione negativo. Viceversa, un'inibizione dei temporali o un'attivazione dei muscoli masseteri può portare a un indice di attivazione positivo. Anche qui abbiamo dei range di normalità, cioè sappiamo che per i giovani soggetti asintomatici questo differenziale deve essere più o meno, è risultato essere più o meno del 10%. E applicando dei ragionamenti biomeccanici possiamo ipotizzare come un'inibizione masseterina sia causata, per esempio, da un eventuale sovraccarico articolare, o meglio, possa essere interpretata come la risposta propriocettiva a un sovraccarico articolare. Ma non è sempre questa la condizione, possiamo trovarci davanti a delle condizioni di asimmetria, in cui tutto un lato muscolare è più performante o meno performante rispetto all'altro. E anche qui possiamo ipotizzare come, per esempio, un'inibizione del lato destro potrebbe essere legata a una verticalità del lato destro che sovraccarica l'articolazione del lato destro, l'articolazione temporomandibolare destra. Quindi potremmo leggere un'inibizione dei muscoli del lato destro come una risposta propriocettiva al sovraccarico articolare, cioè un sistema che il sistema neuromuscolare attua per evitare proprio un sovraccarico. Possiamo avere però anche delle situazioni più composte, un po' più complesse, in cui il temporale destro, per esempio come in questo caso, sviluppa una performance insieme al massetere sinistro decisamente maggiore dell'altra coppia di omologhi.
per cui applicando anche dei ragionamenti di biomeccanica possiamo ipotizzare che una condizione muscolare di questo tipo generi di fatto un affetto torcente sulla mandibola e sull'articolazione o comunque sulle strutture dure. Magari non in questo momento in cui il paziente si sta adattando, ma ipotizzando per esempio un carico massimale in una fase in cui il paziente non è in grado di sviluppare un processo di adattamento. Questa condizione è quantificata, misurata dall'indice di torsione, appunto, che anche qua ha dei valori di normalità. Ma come poi nella quotidianità queste informazioni possono essere utilizzate? Che tipo di ragionamenti possiamo fare? Ma la prima cosa è capire il soggetto che si presenta alla nostra attenzione, perché molte volte la morfologia non è sufficiente a indicarci qual è la funzione che quel paziente ha. Per esempio, in questo caso, questo paziente, pur con una morfologia considerata accettabile o comunque normale, e che comunque potrebbe essere anche l'esito di un trattamento ortodontico, va a dimostrarci che non è in grado in realtà di esercitare una performance ideale. Purtroppo i numeri qua sono piccoli, però questo quadro indica che il massetere sinistro di questo paziente sviluppa il 54% dell'attività che ha sviluppato sui rulli. Quindi, come abbiamo già capito, i denti di questo paziente generano un input propriocettivo che a sua volta genera una risposta muscolare di inibizione, di spegnimento, di riduzione del carico. Quali sono le conseguenze di questa condizione? Questo va detto molto chiaro. Non abbiamo dati scientifici solidi per poter dire che questo sia un dato prognostico, cioè una condizione funzionale di questo tipo ad oggi non indica esiti clinici di qualche tipo. Però quando ci troviamo a parlare di questi argomenti con i clinici anche esperti, l'idea di avere un'occlusione bilanciata, un'occlusione che lei stessa non sia l'origine di alterazioni muscolari, è comunque un desiderata abbastanza diffuso, perché dimostrare scientificamente che una incoordinazione muscolare sia l'origine di complicanze non tanto funzionali in termini di disordini temporomandibolari o di sintomatologia articolare, ma anche di aspetti meccanici intendo protesici, intendo ortodontici, intendo aspetti di recidive appunto ortodontiche o fallimenti protesici, implantari, chirurgici, è decisamente complicato da pensare di dimostrare in modo inoppugnabile. Però nella mia attività quotidiana cerco comunque di mettere pazienti con occlusioni inerti, occlusioni che non richiedono adattamenti, non richiedono inibizioni. Operativamente parlando, avendo lavorato a lungo proprio sulla fruibilità di un esame di questo tipo, ne abbiamo cambiato la declinazione, perché oggi l'etnografia non è più un esame diagnostico, comunque valutativo, iniziale e finale, ma può essere uno strumento di lavoro quotidiano, perché grazie a delle semplificazioni e dai processi snelliti a hardware e software, possiamo pensare di utilizzarlo per testare e operativamente per lavorare sui nostri pazienti. Per cui, per esempio, un soggetto come questo in prima visita che si presenta in questa condizione può vedere anche lui in prima battuta, dopo che ho formulato un'ipotesi. Per esempio, in questo caso, anche seguendo un po' le indicazioni, gli aiuti software che oggi possiamo avere, ho eseguito un secondo test con un rialzo della dimensione verticale sul lato sinistro per vedere qual era la risposta funzionale, che è risultata migliorativa, cioè abbiamo capito che rialzare o comunque alterare la propriocezione sul lato sinistro della bocca di questo paziente ha consentito un aumento della performance, cioè i muscoli e quindi il sistema neuromuscolare si è fidato a caricare a livello massimale il sistema
con quel rialzo lì. Quel rialzo lì ha probabilmente generato una distribuzione di forze più bilanciata, più efficace, più efficiente, riducendo i sovraccarichi puntuali. E questa informazione può essere integrata in qualunque fase del piano di trattamento, all'inizio, durante le fasi provvisorie, durante ogni step del trattamento protesico, chirurgico, ortodontico che decidiamo di avviare. Nonché ovviamente nel monitoraggio della condizione del paziente, perché per esempio in questa situazione potremmo anche trovarci davanti a un paziente che non ha necessità dentali di alcun tipo, non ha protesi, non ha otturazioni, non ha interventi che abbiano un'indicazione clinica precisa, però potremmo decidere per esempio di monitorare questa condizione, perché potremmo scoprire che l'usura dentale o l'usura di vecchie riabilitazioni potrebbe andare a peggiorare questo squilibrio fino a un punto che ci potrebbe sembrare eccessivo e decidiamo di intervenire. Ecco, questo era per dire come la decisione clinica che poi può derivare da un'informazione del genere ovviamente può essere molto diversa. La cosa importante è che possiamo registrare, quantificare, vederne le conseguenze con dei test immediati e capire in che direzione andare. Quindi non solo uno strumento diagnostico, ma uno strumento di valutazione e di trattamento inteso come per ottenere delle indicazioni sulle alterazioni da eventualmente generare. Desidero fare una piccola precisazione. È uno strumento di misura, l'elettromiografia di superficie oggi ci dà un'informazione raffinata, precisa, ripetibile sulla risposta muscolare alla condizione occlusale. Questo di per sé non giustifica nessun tipo di trattamento in quanto unica informazione. Questo è un parere personale, nel senso che comunque la clinica e le necessità cliniche devono essere la linea principale su cui basare eventualmente dei trattamenti che possono essere considerati invasivi. Come farli, di che morfologia, di che dimensioni e di che posizionamenti sono aspetti che possono essere invece determinati grazie all'elettromiografia, cioè come fare i denti, in che morfologia, che posizione, che dimensione, una volta che abbiamo deciso di farli o di ricostruirli o di ripristinarli, possono essere dati appunto forniti dall'elettromiografia. Elettromiografia che ci dà questo tipo di quadro, questi tipi di graficazioni, ma ovviamente ci dà degli indici che sono pubblicati, di cui abbiamo i valori di normalità e possiamo certificare se un paziente rientra o meno nel comportamento medio che è stato registrato. Concludo gli ultimi 10 minuti di questa carrellata un po' veloce facendo vedere un paio di applicazioni molto semplici e per dare anche un po' lo spunto al prossimo webinar che verrà tenuto dal dottor Simeone. In una quotidianità noi possiamo pensare, per esempio, nella costruzione di un paradenti, un dispositivo abbastanza semplice, di ragionare in questo modo, per cui questa paziente necessita di una protezione dentale durante l'attività sportiva, ma decidiamo di farla perfettamente integrata nella sua funzione che andiamo a registrare preventivamente. Poniamo le sonde sul viso del paziente e facciamo un primo test di normalizzazione con i rulli di cotone, cioè chiediamo al paziente di stringere interponendo tra le arcate dei rulli di cotone e questo è il quadro che otteniamo. Il sistema ci dice che è un buon quadro, che l'acquisizione è andata a buon fine, non ci sono artefatti, non ci sono difetti, non ci sono imprecisioni nel grado di acquisizione, nella registrazione elettrica che stiamo facendo. Questo è un aspetto molto importante perché l'acquisizione di qualità era una caratteristica che era garantita dagli elettromiografisti esperti. Oggi dei software possono aiutarci. Per cui in questo caso facciamo due calibrazioni perché consigliamo sempre di averne due o tre
ed entrambe raggiungono al massimo un grado di qualità, per cui la normalizzazione, il dato di riferimento l'abbiamo ottenuto in modo adeguato. Immediatamente dopo facciamo un secondo test chiedendo al paziente, alla paziente in questo caso, di stringere i denti al massimo della sua forza, e andiamo a elaborare il grafico che ci quantifica questa condizione in cui si crea un po' di torsione. Vedete che il temporale sinistro e il massettere destro lavorano in modo diverso rispetto al temporale destro e al massettere sinistro, lo possiamo anche verificare facendo proprio i calcoli, no? Temporale destro più massettere sinistro esercita una performance maggiore rispetto al temporale sinistro e al massettere destro. Il massettere destro addirittura si spegne al 60% del suo potenziale. Però noi dobbiamo eseguire un paradenti che vogliamo sia integrato e non sia lui stesso l'origine o l'aggiunta di un'alterazione. Per cui, per esempio, questo può essere un'idea clinica, ma insomma poi ognuno di voi può integrare nelle sue pratiche, nelle sue quotidianità. In questo caso, per esempio, per valutare gli spazi adeguati, perché noi sappiamo che i paradenti sono funzionali, se sono efficaci, scusate, nella protezione, se hanno degli spessori adeguati, preferisco lavorare avendo uno stop stabile con cui valutare gli spazi che ho generato. Quando ritengo che siano adeguati, per esempio, posso tramite dei siliconi intraoclusali testare anche questa condizione per capire se questa verticalità o questa tridimensionalità, perché la mandibola, sappiamo, può posizionarsi tridimensionalmente nello spazio, comunque garantisce una performance adeguata e non crea torsioni, o meglio non aggiunge torsione, non va a creare delle alterazioni ulteriori. Faccio un test su questo silicone e vedo che funziona bene, la performance generale sale e il rapporto tra i muscoli migliora. Quindi posso indicare al laboratorio come valida questa relazione chiedendo appunto di fabbricare il dispositivo con questo tipo di rapporto. In questo caso viene realizzato e lo vado a testare poi nuovamente una volta consegnato, diciamo. Quindi questa è poi la performance che viene ripetuta, il paziente serra al massimo, il paradenti di per sé non è origine di alterazioni, di torsioni. E quindi questo è il giorno della consegna, ripeto l'esame sui denti, che ripete più o meno il concetto precedentemente registrato, e va a confermare il fatto che il paradenti funziona in modo migliore, diciamo, o comunque consente una performance maggiore. Questo è abbastanza intuitivo su dei tessuti morbidi come i siliconi, come i paradenti, ovviamente, ma possiamo applicare gli stessi concetti. Qui vedete delle grafiche diverse perché si riferiscono a dei software precedenti. Possiamo applicare gli stessi concetti per fare in modo che anche protesi rigide, ovviamente protesi fisse, garantiscano comunque un equilibrio funzionale o non siano origine loro di squilibri. Ho voluto aggiungere questa slide, che secondo me è importante, in cui vediamo sostanzialmente una condizione in cui comunque la tridimensionalità occlusale non è alterata. Vediamo questo paziente, viene rifatto un ponte tradizionale, questa è la prova con il fit checker, ma quello che mi piaceva trasferirvi è che gli stop posteriori, poi nel caso documentato si vede meglio, l'occlusione di fatto tridimensionale non cambia, non c'è una rimodulazione della postura mandibolare tridimensionalmente, ma la condizione funzionale cambia. Cambia perché molte volte è la distribuzione di carichi che può generare delle propriocezioni diverse e che richiedono un'alterazione. Non parliamo sempre di, o comunque non parliamo solo di postura mandibolare tridimensionale, ma parliamo
molte volte di input proprio eccettivo che viene a esercitarsi, per cui in una condizione del genere, benché lo stop occlusale posteriore ci sia e l'occlusione di quel paziente da un punto di vista tridimensionale non è alterata, ma fornendo un carico anche ai denti che in questo caso non erano caricati, si equilibra, la riequilibra la funzione muscolare aumentando la performance. Per cui appunto questa slide ha lo scopo di indicare il fatto che non parliamo solo di alterazioni tridimensionali dei rapporti dentali, ma molte volte anche aggiungere dei feedback propriocettivi in zone che precedentemente non ce l'avevano, può dare un'informazione che altera e comunque cambia la performance muscolare. Gli stessi concetti si possono applicare sulla protesi fissa, su impianti rimovibili, perché ovviamente non essendoci il contatto, la propriocezione parodontale, ma la percezione ossea o mucosa comunque dà un feedback propriocettivo che è in grado di alterare la funzione muscolare, ovviamente con sensibilità diverse. In questo caso, per esempio, abbiamo utilizzato l'etnomiografia per bilanciare, per ottenere una condizione tridimensionale mandibolare che consentisse una performance muscolare equilibrata e massimale, che è stata utilizzata proprio per registrare la posizione intermascellare, da replicare ovviamente con la protesi, che poi è stata monitorata nel tempo. Ecco, quindi un'analisi della funzione non solo per pianificare, per valutare la situazione pre-trattamento, per pianificare, per realizzare una riabilitazione che non causi alterazioni funzionali, ma anche per monitorarla nel tempo, perché sappiamo che l'usura, le recidive o comunque le alterazioni possono modificare lo stato occlusale e quindi possiamo monitorare l'aspetto funzionale e intervenire in modo tempestivo qualora ci sia la necessità di fare delle modifiche. Vado alla conclusione. Anche in ambito implantare canonico, noi possiamo per esempio utilizzare l'etnomiografia per testare, in questo caso per esempio, dei prototipi della riabilitazione classica, canonica, che è stata fatta, per nello stesso tempo valutare le forme, le dinamiche, ma anche la risposta propriocettiva che quel tipo di morfologia andrà a generare sulla funzione muscolare. Ovviamente poi ci vuole un po' di anche esperienza nel giudicare il fatto che a volte anche i materiali possono essere origine di propriocezione diversa, e questo esempio lo illustra, perché questo è il primo test che abbiamo eseguito con quei prototipi che avete visto prima in resina grigia, che comunque non consentivano una performance ideale, sono stati molati, sono stati adattati, sono stati migliorati per aumentare la performance mantenendo un buon quadro, cercando di ovviamente replicare poi questa situazione anche sulla protesi definitiva, che però non ha garantito lo stesso esatto. Questo è il test poi sulla protesi ceramica, che non ha replicato la stessa funzione, ma qui abbiamo due considerazioni da fare. Il primo è che il test sul prototipi aveva un materiale, l'altro materiale decisamente più rigido, ovviamente ha dato una propriocezione lievemente diversa. In più, in questo caso mancano dei pilastri, per cui ovviamente difficilmente il paziente potrà arrivare a una performance massimale. Ma in ogni caso, quello che a me interessa e quello che voglio trasferirvi è che siamo rimasti in un range di normalità di coordinazione, una performance lievemente abbassata rispetto a quello che ci potremmo aspettare, ma l'importante è non aver alterato in modo importante la coordinazione muscolare. Qui voglio sottolineare il fatto che l'obiettivo deve essere ovviamente anche contestualizzato nel paziente che abbiamo di fronte, per cui
anche in un caso del genere la mia priorità era non fare in modo che qua si presentasse una simmetria del 30%, del 40%, o che non si presentasse una torsione importante, oppure che il paziente non esercitasse una performance anziché del 70%, del 20%, del 15%. Ecco, questi sono i range su cui consiglio di focalizzarci. Capire che globalmente il paziente sta esercitando in questo caso una performance simmetrica, una buona performance, con tutti gli indici di coordinazione in buono stato. Ecco, quindi per concludere, l'elettromiografia oggi, a mio parere, è uno strumento per entrare in una valutazione funzionale più raffinata del nostro paziente, non limitare l'aspetto riabilitativo alla morfologia che diamo, ma giudicarne, misurarne e monitorarne nel tempo gli esiti propriocettivi funzionali. Oltre al fatto di dialogare col paziente in modo un po' più elevato, in modo un po' più raffinato, dimostrando il nostro interesse non solo sull'aspetto estetico, sulla qualità tecnica dei nostri trattamenti, ma anche sull'aspetto funzionale per rispettarne la condizione biologica o ripristinarla qualora ci fosse uno squilibrio di base. Ecco, io penso di essere stato nei tempi, spero di aver dato le informazioni di base che possono servire per inquadrare questo tipo di disciplina e capire quali possono essere le applicazioni quotidiane. Questo è il mio riferimento, chiunque gradisse ovviamente specifiche. Dottore, visto che ci sono delle domande già sulla chat, le leggo, le vuole aprire lei? Se mi aiutate, magari. Allora, il dottor Montella chiede: una volta eseguiti i test che registrano la variazione di forza senza e con contatto dentale, ammessa la riduzione di forza come stabilite che la riduzione di forza dipenda da un problema discendente e non sia un adattamento ascendente della propria propriocezione podalica? Allora, questo protocollo serve a isolare l'aspetto dentale, perché l'effetto che noi registriamo è legato esclusivamente ai denti, perché il protocollo va a valutare la differenza tra due situazioni, una col test occlusa, col querulli, e una coi denti in contatto. Per cui qualunque differenza noi andiamo a individuare è legata all'unico parametro che è cambiato tra le due acquisizioni, cioè il fatto che in una c'è la propriocezione dentale e nell'altra no. Ma questo è un concetto però che ci tengo a trasferire, che abbiamo applicato all'aspetto odontoiatrico, ma che di base può essere realizzato in qualunque modo. Cioè, se esistono colleghi che vogliono testare condizioni diverse, a loro, diciamo, a loro giudizio, possono pensare di fare un test differenziale anche su condizioni differenti. Cosa voglio dire? Il concetto di base è che l'elettromiografia non va utilizzata giudicando il segnale grezzo di per sé, ma può essere utile se noi andiamo a fare un test differenziale tra due condizioni, isolando un certo aspetto. Per esempio, ci sono colleghi che fanno test con gli occhi aperti e con gli occhi chiusi, perché vogliono in qualche modo registrare l'influenza dell'input visivo. Nella mia esperienza, su un test massimale ci sono degli aspetti che probabilmente influiscono, ma in modo minimale e quindi difficili da registrare. Però c'è chi, per esempio, lo applica in questo modo. Esistono studi che sono proposti normalizzando il dato sul massimo serramento, per cui il massimo serramento viene considerato come riferimento, e poi il secondo test viene fatto con un bite, con una protesi, eccetera, e si va a vedere solo quella differenza lì. Ecco, l'applicazione che poi il clinico decide di dare può essere varia. I nostri studi, i nostri
protocolli si basano su un concetto differenziale cotone senza cotone, cioè informazione propriocettiva dentale o assenza di tale, e il confronto delle due situazioni. Non ci sentiamo, Enrica. Attiva il microfono. Scusate, ha già risposto parzialmente a una o completamente a una delle domande che era occhi chiusi o aperti, e quindi quella l'abbiamo già fatta, penso. E invece il dottor Isaia chiede: la dentatura deve essere completa nelle arcate? Ecco, questo è un aspetto importante, perché gli indici a cui facciamo riferimento, di cui abbiamo i valori di riferimento, si riferiscono a test eseguiti a pazienti con tutti i denti, però non sempre così questo è possibile. Quindi bisogna avere qualche dato per sapere, informazione per sapere come gestire questo aspetto. L'esempio che faccio sempre è questo: se ci troviamo davanti a un paziente che ha un'apertura della bocca minimale, facciamo per esempio un paziente pediatrico a cui dobbiamo fare una radiografia endorale che non riusciamo a posizionare col centratore perché non ci sta banalmente in bocca, e siamo costretti a sproiettare questa radiografia, la facciamo lo stesso, ma sappiamo che è una radiografia sproiettata e quindi facciamo tutti i ragionamenti di conseguenza. Anche nelle tomografie è la stessa cosa: se abbiamo un paziente che ha i denti fino ai quinti e non ai sesti e non ai settimi, per dire, o ci attrezziamo per avere un supporto posteriore, una placca su cui fare un test sui rulli posizionati in zona quinto-sesto, dove per lo meno dovremmo metterli, e poi rimuoviamo tutto e facciamo un test con la occlusione sua vera, oppure possiamo semplicemente spostare i rulli un po' più avanti, sapendo che li abbiamo spostati un po' più avanti, e quindi per esempio il rapporto tra temporali e masseteri può essere un po' alterato. Ecco, quindi in teoria sì, deve avere tutti i denti. Se ci troviamo in condizioni in cui non è possibile, possiamo fare un piccolo bilancio e trovare degli escamotage fino ovviamente a un certo punto. Ok, poi la posizione della testa durante le registrazioni? Allora, qui dipende molto da che tipo di registrazione dobbiamo fare, perché ci sono sostanzialmente due tipi di analisi: il test statico in massimo serramento, che serve proprio a vedere durante il massimo carico quello che succede da un punto di vista muscolare. E a mio parere è vero che tutti gli studi sono fatti con una posizione definita, cioè col paziente seduto, con la schiena dritta, che guarda l'orizzonte. Questi sono protocolli per rendere ripetibili gli esperimenti, ovviamente. Ma nella mia idea personale, il massimo serramento, siccome proprio un massimo serramento massimale, che sia fatto col paziente un po' disteso o col paziente in piedi, non mi aspetto grandi differenze. Cosa che invece è molto importante per un aspetto dinamico: quando vogliamo valutare la masticazione dinamica, ecco, che il paziente sia posizionato come è stato posizionato durante tutte le ricerche, cioè dritto, con la schiena dritta, guardando l'orizzonte, è un aspetto che va rispettato, a mio parere. Allora, prendo io il testimone da Enrica. La domanda successiva è: se si effettua la calibrazione con un muscolo del collo contratto, che succede? Allora, ci aspettiamo che il muscolo del collo contratto influisca sulla coordinazione muscolare dei muscoli della masticazione, sia sui rulli sia sui denti. Qui questo è un altro parametro, come tutti quelli di cui non ho potuto parlare ovviamente, ma che sono numerosi, che possono andare a influire sull'attività elettrica di base. Infatti la normalizzazione serve proprio a questo, serve a isolare tutti questi fattori che possono potenzialmente influire sulla quantità di attività elettrica che noi andiamo a registrare. Per cui proprio per questo abbiamo eseguito un protocollo che prevede due test che vengono eseguite nelle stesse identiche condizioni, ad eccezione del fatto che in una c'è l'informazione dentale e nell'altra no. Poi, diciamo, se dobbiamo essere raffinati nel ragionamento, ovviamente la bocca con i rulli di cotone è lievemente aperta, c'è una piccola variazione della dimensione verticale, e a meno che non pensiamo che questa sia l'origine di un'alterazione
sul collo, che poi va a annullarsi nel momento in cui portiamo i denti a contatto, che è una situazione, diciamo, abbastanza limite. In realtà questa condizione del muscolo contratto, muscolo cervicale contratto, influenzerà sia il test sui rulli sia il test sui cotoni. E siccome noi andiamo a fare due differenze di due condizioni, di fatto viene annullato questa influenza. Poi bisogna ovviamente ricordare che, come tutti i test strumentali, ma anche quelli radiografici, anche quelli... tutte le indagini strumentali, esistono dei falsi negativi, dei falsi positivi, chiaramente. Per cui... L'ultima domanda, Riccardo, è: pazienti con morso coperto o con open bite? Allora, questi soggetti sono quelli che hanno uno sdoppiamento dei piani occlusali e sono quelli che ci danno un po' più problemi sull'indice di attivazione, sull'impact, perché ci sono degli indici che sono strettamente legati alla condizione morfologica, per esempio questi di cui è stato fatto accenno. In questi soggetti il rapporto tra temporali e masse teri può essere un po' alterato e anche diciamo l'influenza dell'apertura della bocca a quei rulli può giocare un ruolo un po' maggiore. Però, per esempio, esistono degli indici su cui non ci aspettiamo che questi fattori siano alteranti, per esempio la simmetria, la torsione, il POC, di cui non abbiamo parlato, cioè l'indice di coordinazione, cioè di contemporaneità in cui i muscoli lavorano, sono tutti dei dati che morso coperto, morso aperto, non ci aspettiamo che siano cambiati. Per cui nel giudizio di un soggetto con un deep bite, per esempio, ci aspettiamo che la simmetria sia normale, che il POC sia normale, che la torsione sia normale. Magari saremo un po' più di manica larga sull'aspetto del rapporto tra i temporali e i masseteri, proprio perché questi piani sono alterati. Bene, io ho esaurito le domande. Direi che a questo punto potremmo avviarci alla conclusione, se non ce ne sono altre. Cosa dite? L'ora si è fatta un po' tarda? Bene. Vabbè, se non ci sono domande, è evidente che può essere sufficiente. Io non so, non mi ricordo, ma mi sembra il 27 noi abbiamo la seconda fase di questo. Se non ricordo male, non mi ricordo se era a pranzo oppure... È alle 13, il nostro solito orario. In modo che ricordiamo anche a chi si è collegati che il 27 faremo la seconda parte. Avrete altre domande anche? Sì, esatto, in modo tale che per qualunque cosa ne possiamo riparlare poi eventualmente il 27, dove faremo un excursus di indicazioni tipo cliniche e vedremo anche dei video proprio durante determinate attività con l'uso istantaneo dell'elettromiografo. Bene, vi ricordo che c'è la registrazione, quindi se avete bisogno la metteremo sul sito, se avete perso qualche pezzo, qualche parte, e vi salutiamo. Ok, con rammarico per l'attenzione. Grazie a tutti i partecipanti e grazie ai relatori, soprattutto. Grazie, arrivederci. Grazie mille, grazie a tutti, arrivederci. Ricca, rimaniamo solo io e te. Aspetta che spengo la registrazione. Ok. Buona giornata a tutti. Ciao, a domani. Ciao, arrivederci.